Nadine, sei arrabbiata? Non possiamo farci niente, niente te lo devi tenere. Mi dispiace. Piccolina, dai, stai qui al freschetto, riposati. Vediamo la zappa. Ciao, Come avete visto, Nadine si è messa dietro le macchine in garage, dove tra l'altro lei di solito in estate si mette sempre perché è la zona più fresca della casa. Gnomo in cantina e Nadine in garage, dietro le macchine. Adesso ha maggior ragione perché avrà caldissimo e soprattutto perché, come avete visto, è incazzatissima. Però ha poco di cui essere incazzata, devo ammettere, perché ieri sera quando siamo tornati da Milano, è stata da sola un paio d'ore, due o tre orette. Quando siamo tornati, aveva staccato tutta la fasciatura e aveva strappato tutti i punti della ferita. Quindi noi siamo arrivati a casa e disastro, la ferita era aperta. Quindi ieri sera l'abbiamo rifasciata e per forza l'abbiamo messo poi il collare elisabettiano, l'unica soluzione per forza, altrimenti disastro, se la toglie sempre. La notte è stata tranquilla, ha cercato di dormire, ha rotto un po', ha pianto un po' perché l'abbiamo tenuta in casa, poi alle 2:30 di notte voleva riuscire, poi alle 6:30 piangeva perché voleva togliersi questo collare. Proprio stamattina poi è venuto qui il veterinario e ha rimesso tutti i punti. Tra l'altro, caspita, un sacco di punti, sono secondo me circa 20-25 punti con le graffettine grandi. E lei ieri si è impegnata a togliersele una per una, cioè proprio le toglieva e se le sputava, toglieva e sputava, pazzesco. Comunque lui diceva che i cani quando si mettono in testa una cosa, se non sopportano quella ferita, quella cosa, non c'è niente da fare, cercheranno in tutti i modi di grattarsi, di togliersi quello che hanno addosso. Adesso dovrà prolungare questi giorni di antibiotico, visto quello che è successo ieri, altre medicine, e il collare elisabettiano dovrà tenerselo per un bel 10 giorni in modo che la ferita si ricomponga e guarisca del tutto. E poi dovrà stare ferma qualche mese, non fare, come vi dicevo, troppi sforzi, salti, eccetera, eccetera. Perché non Abbiamo deciso di non mettere il ciambellone che alcuni di voi mi hanno consigliato perché, anche parlandone stamattina con il veterinario, quello non è abbastanza protettivo e Nadine sicuro andrebbe a leccarsi la ferita, andrebbe a strapparsi appunto tutta la fasciatura, eccetera, eccetera. E quindi per forza di cose deve tenersi questo collare elisabettiano. Buono il pranzetto di oggi con le crespelle preparate dalla mamma Raffa. Questa è stata una mia richiesta, la torta al cioccolato. Sai, mamma, che adesso ti chiederanno la ricetta? Ma è per due quella fetta? Pizze, non ne ho mangiata una, ne ho presa una un po' più grande, perché quella di prima non era abbastanza grande. Nadine! Dai, l'espressione è un po' migliorata. Eh? Felice non è, ma decisamente l'espressione è migliorata, dai. Amore. Oggi pomeriggio siamo andati alla casa nuova, io ero da un mesetto che non ci andavo e caspita, tutte le volte che ci torno io sempre più innamorata. Bellissimo. E, abbiamo portato mia mamma, mio fratello, Barbara, che non l'avevano ancora vista, poi ci porterò anche mio papà appena riusciremo ad organizzare. E poi dovevamo rivedere alcune cosette prima dell'incontro con gli architetti di venerdì, e lì ci presenteranno il progetto finale, le modifiche che abbiamo aggiunto per poi presentarlo e poi iniziare possibilmente i lavori.
Fuori ormai lo conoscete, gli interni non li ho fatti mai vedere. Oggi ho colto l'occasione per fare dei video in cui vi spiego più o meno come verrà strutturata appunto la casa. A grandi linee, come la vedrete adesso, è come è stata fatta e come l'abbiamo trovata noi, come è stata fatta tantissimi anni fa, ma verrà completamente rifatta, ristrutturata, verranno tolti i pavimenti, verrà tolta la barriera. Verranno tolti molti muri, insomma, verrà ovviamente rifatta tutta. Quindi io ve li faccio vedere, cercherò di scrivere un po' tutte le modifiche che verranno fatte, degli appunti. Allora, questa è l'entrata e qui ci sarà tutta la zona del soggiorno. Lì, se vedete, si va sul terrazzo dove c'è il dehors. Qui verrà il tavolone, la TV, il salotto. Questa parete, una parte verrà aperta, insomma, in modo da vedere anche poi la cucina che verrà in questa zona, sempre con la sua portafinestra che va sul camino. C'è poi il dehors. Qui verrà una finestra più. A questo punto, tutte e due, quando tu sei qua adesso vedi il muro, con la mia nuova idea non vedrai più il muro, vedrai tutto prato. Bellissimo. Qui ci sarà un ripostiglio appendiabiti, ok? Scende, si va in taverna con gli ometto al fresco, taverna ovviamente anche questa che verrà tutta completamente rifatta. Sono allargate le finestre. Qui verrà fatto un mega camino, si toglierà una parte di questo muro, in modo da avere anche tutto collegato anche questa zona. Lì vogliamo fare zona palestra, bagno turco, sauna, eccetera. Prima di entrare in taverna, ha spiegato che qui vorrà fare una vetrata con una cantina dei vini a vista. Ok. C'è un altro spazio gigantesco dove noi vogliamo fare la lavanderia. Più facciamo un mini appartamento con una mini cucina e una camera da letto per gli ospiti. Qui c'è una parte della zona notte, probabilmente verrà chiusa con un bagno, giorno Aspetta, Michele, non vedono. con un bagno, qui la prima stanza, qui una seconda con il proprio bagno, qui c'è anche un bel terrazzone e qui un'altra stanza, quindi verranno tre bagni e tre stanze in tutto. Sopra lì Questo c'è qua giù? un bel soppalco, adesso vi faccio vedere. Okay. Sei sicuro? Sì. Guarda che se c'è un attimo. Non è brutto questo, anzi, lo riempi di libri. Ma per tutto. Ultima parte, da qui si raggiunge, anzi si raggiungerà la nostra camera da letto, con bagno e cabina armadio. Finito? Un attimo. Ovviamente verrà tutto cambiato. Qui si verrà fatta una mega finestrona con vista sulla montagna. Cioè, gli spazi qui sono enormi, ma comunque verrà rifatto tutto, cioè progettato in un altro modo. E infine, adesso questa sarà poi l'entrata. Eri rimasta chiusa dentro, amore.
Comunque, ecco il famoso gelsomino che vi dicevo, fa tutto il giro della scalinata.